affidare i bambini se i nonni dovranno rimanere al sicuro dal contagio? È questa la domanda che molte famiglie si stanno ponendo in vista del 4 maggio, il giorno in cui avrà inizio la fase 2 e molti genitori saranno costretti a tornare al lavoro. La posizione della SPCGL: il problema è urgente e davvero reale, lo sentiamo nelle telefonate che riceviamo da diversi nonni negli ultimi giorni, spiega Augusta Passera, segretaria generale della SPCGL di Bergamo. Scopriamo che la maggior parte delle famiglie ha già deciso che non potrà far altro se non riaffidare i figli ai nonni, mettendo questi ultimi a rischio. Il resto delle persone vive una profonda angoscia fatta di sensi di colpa, con i figli che si autoimpongono di tenere lontani i nipoti dai nonni e i nonni che si chiedono come essere d'aiuto alla famiglia, soprattutto in questo momento di difficoltà. L'idea di una riapertura articolata per fasce d'età è poi discriminatoria, prosegue la sindacalista. Qui non si parla di insiemi numerici, ma di persone con esigenze fisiche, di movimento, ma anche psicologiche, spesso compromesse da questo isolamento. Abbiamo chiesto dunque di poter essere coinvolti fattivamente nella gestione e nell'organizzazione nei limiti delle nostre competenze. 7 progetti turistici della Val Seriana finanziati dal GAL. Oltre 1 milione di euro destinati agli investimenti nell'ambito della valorizzazione turistica per 7 comuni della Val Seriana: Peia, Villa Dogna, Castione della Presolana, Clusone, Valgoglio, Premolo e Gorno, 6 dei laghi bergamaschi con la stessa comunità montana e Promoserio, Lovere con 2 progetti, Castro, Adrara San Rocco, Endine Gaiano e Solto Collina. Gli enti, dopo aver presentato domanda, hanno atteso l'esito della verifica delle loro richieste condotta dal GAL. Il contributo a fondo perduto sostiene il 90% dell'investimento ad esclusione dell'IVA. Complessivamente sono interventi per quasi 1 milione di euro. L'emergenza sta lasciando sul territorio una situazione paragonabile a quella di una fase post-bellica, dichiara il presidente Alex Borlini, in cui si rende necessario un approccio neo-keynesiano che preveda significativi investimenti a supporto del territorio. Le domande di aiuto presentate colgono appieno le previsioni progettuali del piano di sviluppo del GAL. Infatti gli interventi di progetto sviluppano e integrano percorsi naturalistici, storici e paesaggistici di grande pregio, abbinando tradizione e modernità per tipologia dei temi trattati e dei servizi proposti. Gevis Stadium, lo scenario dei lavori della Tribuna Ubi. Lo scenario della ultimazione del campionato 2019-2020 a porte chiuse schiude l'iter autorizzativo per avviare i lavori di riqualificazione e adeguamento della Tribuna Ubi del Gevis Stadium. Il progetto degli interventi è noto e la procura per ottenere il rilascio del permesso ad aprire il relativo cantiere dovrebbe essere conclusa entro il mese di maggio. Un intervento di tempo entro cui, riavviata la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria, le opere di saranno state già riattivate. L'esecuzione e il completamento degli interventi previsti sono racchiusi in un periodo di 100 giorni, termine eventualmente dilazionabile in assenza di vincoli legati alla presenza del pubblico, ma c'è da ritenere che Roberto Spagnolo, direttore operativo dell'Atalanta, voglia stare nei tempi allo stesso modo con cui ha rispettato ampiamente quelli che hanno portato alla realizzazione della nuova curva nord. Articolo a cura di Eugenio Sorrentino della redazione di Terzo Tempo Sport Magazine. Chiudono l'ospedale, io ero dentro sempre perché mia suocera era una persona che stava male, la imboccavo, la lavavo, tutto, nessuno, 23 chiudono l'ospedale, nessuno mi telefona, nessuno, lei mi telefona, il 24 le fanno il tampone, il 24 di quale mese? Febbraio, nel frattempo io non posso entrare in ospedale, ma detto da lei, da nessuno di loro. Era. Mi telefonava lei a dirmi le cose, lei confiscata in una stanza perché è asintomatica, si è scoperto il 28 che era positiva, perché il tampone poi è arrivato il 28, mi chiamano, mi fanno venire a prenderla, la porto a casa che vive da sola e la mollano là, lei non aveva sintomi ma il coronavirus l'aveva. Io oggi mi hanno preso tutte le carte quali del 112, non è male una carta per farvi vedere, sono stata in isolamento per la TS e oggi nessuno mi ha chiamato. Due volte, la seconda volta la TS non mi ha neanche chiamato e non mi ha messo neanche in isolamento. Cioè lei che cosa vuole? Cioè, il tampone? Certo che voglio il tampone, io non voglio l'esame del sangue, io voglio il tampone, lo pago. Senti in pericolo, signora? No, io no, io sono sempre stata bene, mi sento in pericolo per gli altri, perché io sono stata una di quelle che l'ha portato in giro sicuramente. Ha capito? E non piene i polmoni di questa Italia! E di tutti i loro politici di merda!
e siete capaci solo di venire a dire ci dispiace per i vostri defunti. Non dormo più la notte per quello che ho vissuto per voi. Se volete venire con me, sto andando a prendere il conto dell'onoranza funebre. Vediamo se mi fanno pagare anche il trasferimento perché è stata portata a Padova. Vediamo dopo a chi lo metto il conto, al sindaco di Alzano o a Roma. A chi lo presento? Sindaco, ci ritroviamo qui 2 mesi dopo. Questo può essere un po' il punto di svolta, no? Per il suo comune, per i suoi cittadini. Come state vivendo questa giornata e come la stanno vivendo i cittadini? Sono esattamente oggi 2 mesi da quando abbiamo avuto quella notizia che ci ha fatto piombare in un incubo incredibile, e oggi la viviamo davvero come con speranza, come l'inizio di una nuova fase. Sappiamo che i test ci restituiranno la fotografia della situazione immunologica del territorio, sappiamo che non è assolutamente una soluzione, ma certamente può essere una base di partenza per poter pianificare il nostro futuro. I numeri comunque negli ultimi giorni, quantomeno su Alzano, sono confortanti, quindi l'invito che lei fa sempre ai cittadini è a non mollare nel rispettare insomma le regole che dobbiamo rispettare tutti. La stella polare resta sempre quella, il rispetto rigido delle regole, e non dobbiamo assolutamente distrarci da quello. I numeri sono migliorati in modo significativo già da un mese, perché nell'ultimo mese abbiamo avuto poco più di 25 casi, per quanto ci è dato sapere ovviamente dai dati ufficiali, e nelle ultime 2 settimane i dati sono di 4 contagi. È confortante anche la curva dei decessi, che nelle ultime 2 settimane si è normalizzata, e nell'ultima settimana abbiamo avuto 0 decessi, e questa è davvero una notizia che ci dà conforto. Ecco, cogliamo l'occasione per dire ai cittadini di non venire in maniera automatica, ma che saranno contattati da insomma ATS, che sta facendo questo screening con dei criteri pianificati. Allora, io quello che ripeto è: si esce di casa solo se necessario e con una motivazione. Vale anche per questa situazione, per cui si può e si potrà accedere al test solo nel momento in cui sarete contattati, e nel momento in cui sarà a noi comunicato il nominativo, a quel punto sarete vincolati per accedere. In caso contrario non è possibile venire. Spieghiamo bene ai cittadini che cosa viene stabilito con questi test sierologici. Il test sierologico ci dice, in caso di positività, che un soggetto è stato a contatto con la malattia, anche se manifestato in maniera asintomatica. In caso di negatività però non possiamo escludere che un soggetto sia comunque che il soggetto sia stato comunque affetto dalla patologia, perché ci vogliono alcune settimane per lo sviluppo degli anticorpi, e soprattutto questo test non ci dice se un soggetto è contagioso o meno, quindi non servirà per la ripresa in ambito lavorativo. Per quella è assolutamente obbligatorio, come disse la circolare regionale, che il soggetto venga sottoposto al tampone. Che indicazioni si sente di dare a tutti quei lavoratori che sono a casa, a quei datori di lavoro che sono in attesa di capire, in vista poi anche della ripartenza, pare del 4 maggio, comunque di maggio? Hanno tutti perfettamente ragione di desiderare di sapere se possono rientrare in sicurezza al lavoro oppure meno. Bisogna però essere assolutamente cauti, non ci possiamo permettere una ripresa dei casi, una seconda ondata, perché mettere in una comunità, in un ambiente di lavoro, un soggetto che anche se asintomatico è contagioso può essere veramente pericoloso per tutta la nostra popolazione. Quindi bisogna tenersi a quelle che sono le disposizioni delle autorità sanitarie, e per poter rientrare in ambito lavorativo dovranno essere sottoposti al tampone, almeno i soggetti che hanno manifestato la patologia. A questo proposito, che indicazioni ci sono dalla regione sui tamponi oggi per i soggetti cosiddetti magari con solo un sintomo o che sono entrati in contatto magari con dei familiari? Perché molti lamentano il fatto di essere stati lasciati a casa e non hanno la minima idea pure appunto se sono immuni o no. I medici di famiglia hanno fatto e stanno facendo quotidianamente le segnalazioni all'ATS di quelli che sono le diagnosi cliniche, cioè diagnosi di persone che hanno manifestato i sintomi della patologia anche se non sottoposte al tampone. I soggetti a casa dal lavoro per questi motivi qui, prima di rientrare, come dicevo prima, devono essere assolutamente sottoposti al tampone per evitare nuovi contagi. Il test serologico che hanno iniziato a fare oggi sono
è assolutamente fondamentale però per avere una mappatura certa di quella che è stata l'epidemia in primis nella nostra valle, che è quella più colpita a livello nazionale. Ecco, diciamo che anche come medici di famiglia forse cominciate a tirare un sospiro di sollievo anche voi. Come sono andati questi mesi e come è cambiato anche il vostro lavoro? Noi siamo stati i primi a pagare questa epidemia, considera che nella provincia 5 colleghi sono morti, 150 medici di famiglia su 600, quindi il 25% si sono ammalati e quindi abbiamo pagato lo scotto in prima persona, essendo comunque noi, quello del medico di famiglia, il primo presidio del servizio sanitario con un cittadino sirio. Un sospiro di sollievo è relativo, nel senso che comunque ancora nuovi casi stiamo registrando tutti i giorni e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo come sistema diventare bravi a beccare i singoli nuovi casi e a isolarli dall'altro per frenare quella che potrebbe essere una seconda ondata di coronavirus.